Benvenuti a tutti, buona domenica, seconda giornata di questa seconda festa nazionale del quotidiano La Croce, ma soprattutto noi siamo il popolo della famiglia. Nel giorno dedicato al Signore noi siamo sempre più vicini a Lui e sempre più vicini tra noi. Viva la famiglia e viva coloro i quali hanno dei valori non negoziabili. Noi siamo questi, vogliamo poche parole. Qua in Romagna c'è un detto che è meglio che non lo dica, ma ve lo faccio pensare: fatti e non parole, diciamo così. Quindi allora ancora grazie a tutti, speriamo che abbiate passato una buona giornata. Ieri direi bellissima, credo che sia stata una giornata che tutti noi porteremo nel cuore, almeno penso di sì, e soprattutto spero che abbiate dormito chi più chi meno bene, ma l'importante è che ci troviamo qui. Anche oggi sarà una giornata molto molto intensa e quindi diamo subito inizio ai lavori. Sarà, purtroppo c'è una piccola defezione che adesso poi il nostro carissimo Mirko ci spiegherà. Ad ogni modo non ci facciamo intimorire da nulla e andiamo avanti, quindi subito chiamiamo Mirko De Carli a relazionarci sulla giornata e su questo. Buona domenica a tutti e buona giornata di questa festa. Grazie, vieni Mirko, puoi parlare dal di lì o dal di qua, come vuoi tu. Facciamo anche la prova in diretta se tutto il filo funziona. Funziona. Allora, buona domenica a tutti, grazie ancora soprattutto a chi si è prodigato in queste settimane, in questi giorni per permettere di vivere una giornata come quella di ieri. Vi chiedo un applauso calorosissimo per i volontari che hanno... sono veramente prodigati non solo nella giornata di ieri ma da fine luglio per organizzare questi due giorni, e il piacere mio è stato quello di ricevere da ognuno di voi che veniva da lontano, oltre che un complimento sincero, ma soprattutto è stata raccolta quella che era la cosa più importante, una comunione di cuori. Ho visto che quando siamo usciti tutti dalla serata di ieri sera c'era proprio una comunione di cuori, di anime, di spiriti, di persone che hanno condiviso un senso autentico di appartenenza a questa buona battaglia che ci mette insieme, e credo che era, come dire, l'obiettivo che avevamo nei nostri cuori quando abbiamo pensato di realizzare qui a Riolo Terme la seconda edizione della Festa Nazionale della Croce Quotidiano, che è la festa del popolo della famiglia, come ci siamo detti più volte. Purtroppo oggi qui con noi non ci può essere Sua Eccellenza Monsignor Negri perché è impegnato,
con alcuni impegni appunto pastorali, ma riporto a nome suo, e ha avuto piacere che lo riportasse appunto dicendolo io, una grande benedizione a questa grande iniziativa che facciamo oggi. Ci è vicino in tutto, con la preghiera, col suo impegno che ogni giorno potete vedere sia nel cartaceo delle interviste che rilascia, sia negli incontri pubblici, insomma, che lo vedono in giro per tutta l'Italia. E ci abbraccia fortemente. Avere dei pastori, avete visto ieri Don Marino che ci ha accolto appunto nella parrocchia dove abbiamo potuto tenere la prima giornata della festa, per noi è determinante, perché come amo dire sempre, i pastori sono per noi coloro che ci guidano, che ci formano, che ci preparano a poter tenere testa a tutti quei nemici che ogni giorno dobbiamo combattere nell'agone politico. Ognuno fa il suo ruolo, non ci piacciono quelli che vogliono da preti diventare candidati sindaci, insomma. Però diciamo che ognuno facendo il suo ruolo fa il suo dovere, e credo che noi dobbiamo fare il nostro, in questi giorni lo abbiamo fatto, e credo che pastori come Sua Eccellenza Monsignor Negri, essendoci vicini in questo modo, pur non essendo qui fisicamente, o come Don Marino ieri, ci testimonino insomma che la Chiesa ci sta guardando con uno sguardo benevolo, e questo è qualcosa di importante per noi. Naturalmente, come mi sapete, mi conoscete, non... intanto un applauso che sta arrivando Mario dopo aver firmato le ennesime copie del libro. Come sapete ci riorganizziamo subito naturalmente per far sì che questa mattina i lavori cominciassero comunque con degli spunti interessanti. E devo dire che abbiamo l'opportunità di avere qui sul palco, avevamo pensato di fare un momento comunque dentro la giornata di oggi, lo abbiamo portato sul palco e credo che meriti grande interesse e grande attenzione al lavoro che queste due amiche, che sono Sara Brandini, Cristina Zaccanti, farei un grande applauso. Stanno facendo da settimane con un'iniziativa che racconteranno oggi, che è lo sportello anti-gender. C'è un'iniziativa che vuole proprio contrastare questa ideologia che sta entrando in ogni ambito della vita pubblica, ma soprattutto nelle scuole, e che va a toccare le vite dei bambini più piccoli, e quindi credo che sia un'iniziativa meritoria che ha trovato grande interesse e grande risposta anche gli amministratori pubblici che hanno incontrato, e ho avuto il piacere anch'io di incontrare in Lombardia, ma non solo, perché vedo che si sta diffondendo ovunque, ci sono domande che arrivano da amministrazioni comunali di più parti d'Italia, e credo che questa sia un'iniziativa che poteva nascere solo da due dirigenti del Popolo della Famiglia, e questa è la conferma che anche all'interno di un lavoro nei territori sta crescendo, sta germogliando una testimonianza sana di contrasto a quel processo ideologico che chiamiamo gender, che è stata poi la scintilla che ha fatto scattare il desiderio, la voglia di entrare anche nell'agone politico a tanti di noi. Quindi adesso do la parola a Sara Brandini che ci racconterà questa esperienza e ci spiegherà anche attraverso la testimonianza del sindaco di Prevalle, che non poteva essere presente, quanto buono, quanto di positivo può dare questo sportello antigender a un'amministrazione comunale che è sensibile a questa battaglia che portiamo avanti. Un grande applauso a Sara Brandini. Allora, mi piace esordire facendovi ridere, perché tanti mi chiedono perché lo stai facendo, per chi lo stai facendo. Allora, io lavoro con i bambini, faccio la maestra ed è un lavoro questo bellissimo che amo. E poco tempo fa un mio alunno mi ha detto, ed era davvero, come dire, semplice, mi sentite? Microfono vicino. Allora, era innocente, era semplice mentre me lo diceva, mi ha detto, maestra, ma lo sai che tu sei più bella della mia nonna? Ecco per chi lo sto facendo. Mi sentite? Vicino alla bocca, vicino alla bocca, parla vicino alla bocca. Così. Allora, devo ripetere o mi avete sentita? Ok. Quindi ecco per chi lo sto facendo per tutelare, per salvaguardare l'innocenza e la purezza dei nostri bambini, perché davvero è a repentaglio la loro integrità mentale. Innanzitutto vi voglio leggere la lettera che il sindaco, il signor Enrico Ziglioli, che è il sindaco del mio comune, del comune di Prevalle, a cui voglio facciate davvero un enorme applauso.
mi ha consegnato, perché è stato chiaramente invitato qui a presenziare oggi, ma purtroppo vi leggo quelli che sono i motivi che l'hanno trattenuto a Prevalle. Carissimi Adinolfi, Amato e De Carli, ho qui davanti a me Sara Prandini, la famosa maestra di Prevalle, fautrice con Rosaria Graz, che è la mia collega a cui voglio pure facciato un applauso. Grazie. Di quello sportello anti-gender aperto a Prevalle che tanta soddisfazione ci ha dato e ci sta dando. Mi sta chiedendo insistentemente di partecipare all'incontro di Riolo. Purtroppo non posso. Altri impegni mi portano a rimanere con la mia famiglia che poco vedo e tanto bisogno ha di me in un momento per noi particolare. Ma non abbiate dubbi, col cuore sono con voi e con la vostra e nostra lotta per difendere il bene più grande che abbiamo, la famiglia e il suo amore. Prevalle è e rimarrà un baluardo per la lotta al gender e per la difesa di quei valori non negoziabili a cui tutti teniamo. E allora forza, avanti. Spero di incontrarvi nel mio comune, Mario, per gridare a tutti che di famiglia ce n'è una sola, quella che la natura, l'evoluzione e non ultimo il buon Dio ci ha donato. Con ammirazione, il sindaco Amilcare Ziglioli. E poi ha scritto: occhio alla maestra, ha unghie e lingua graffiante e un coraggio da leonessa come nessun altro, non è vero? Tenetene conto, non sprecate le sue capacità. Grazie, questo brava, è il mio Sara. Sindaco. Ecco, quindi Prevalle è il paese da cui provengo. Che è stato protagonista quest'estate della cronaca nazionale. E infatti io e Rosaria, la mia collega, abbiamo aperto tramite un'associazione che si chiama Verde Speranza uno sportello inizialmente chiamato Antigender, che ha come scopo principale quello di occuparsi concretamente dei diritti della famiglia e dei minori. L'idea nasce perché durante la presentazione alla realtà territoriale io, Rosaria e il sindaco, dunque l'idea nasce poiché presentiamo il popolo della famiglia Valtenesi Valsabbia, Lago di Garda Occidentale, di cui io sono la presidente. E il sindaco, e con il sindaco ci rendiamo conto che manca effettivamente un anello, una struttura, una realtà territoriale che colleghi i grandi che stanno girando l'Italia e informando sulla pericolosità dell'ideologia gender, per cui l'avvocato Amato, il professor Gandolfini, io sono di Brescia e lo conosco molto bene. Ecco, manca un anello. Perché dopo le loro conferenze i papà e le mamme si guardano in giro perplessi e chiedono: ma adesso ho capito, l'informazione l'abbiamo ricevuta, ma come ci comportiamo, che cosa facciamo, cosa dobbiamo fare per approfondire la tematica, come possiamo fare per coordinarci tra di noi? Ci rendiamo quindi che c'è un'enorme carenza a livello territoriale e che davvero deve sorgere una struttura che ci aiuti a portare avanti il discorso, a portare avanti le tematiche. Una struttura quindi che dialoghi con il pubblico, che faccia informazione ma faccia anche formazione. Per il resto devo dire è di nuovo intervenuta la potenza di Dio. Allora, voi sapete che io e la maestra Rosaria siamo state le fautrici della famosa lettera Chico, da cui poi è scaturito il primo Family Day, quello del giugno del 2015. Di nuovo noi eravamo molto sofferenti per la situazione che si sta creando, per il fatto che noi davvero
vogliamo bene insomma ai nostri bambini. Io penso che Dio poi legge la semplicità e legge nel cuore, nel profondo del cuore, quali sono, come dire, quali sono le motivazioni per cui tu fai qualcosa. E di nuovo è intervenuta la potenza di Dio, perché noi abbiamo implorato il suo aiuto, ci siamo affidate a lui e poi nulla è successo di quello che doveva essere. Inizialmente io, Rosaria e il sindaco ci siamo dette, ma sì dai, lo apriamo questo sportello, ma poi tanto non verrà nessuno. Invece c'è subito stato un clamore mediatico incredibile, addirittura a livello nazionale. È stato fatto un sit-in organizzato da Arcigay Brescia, a cui hanno partecipato un centinaio di persone, ma soprattutto abbiamo avuto due interrogazioni parlamentari, una a risposta orale da parte della Camera, che ha avuto come conseguenza un'istruttoria da parte dell'UNAR, e l'altra di cui siamo in attesa a risposta scritta da parte del Senato. Ecco, diciamo che noi abbiamo gettato un piccolo seme, Dio si è servito di strumenti come noi, che poi Dio sta trasformando in piante rigogliose. Infatti più di 10 sportelli verranno aperti solo nella regione Lombardia. A livello nazionale non so per quanto riguarda il collegamento con le regioni, però so di altre iniziative private che verranno fatte proprio a nome del popolo della famiglia. Quando ho contattato un sacerdote per un'iniziativa di cui vi parlo dopo, molto importante, mi raccomando, questo sacerdote, che è un braccio destro di Chico Argueio, che è l'iniziatore del cammino neocatecumenale, di cui faccio orgogliosamente parte, ecco, questo braccio destro mi ha detto, gli ho detto: guarda padre, che siamo in ballo con questo sportello, abbiamo ricevuto delle interrogazioni parlamentari, e lui mi ha detto: bene, è questo il segno che lo sportello è uno strumento che sta dando fastidio a quell'indottrinamento ideologico che ci porta a imporre il pensiero unico che pretende di imbavagliare quanti non siano disposti ad allinearsi. Lo sportello infatti provoca le coscienze e costringe a riflettere su come, in nome del progresso e della modernità, in realtà si stia andando contro l'ordine naturale delle cose, contro l'oggettività del dato biologico, secondo il quale noi oggi siamo qui in questa sala suddivisi in due categorie, la categoria dei maschi e la categoria delle femmine. È inequivocabile questo. Ma soprattutto, e io lo scorso anno sono andata all'evento organizzato da attivisti LGBT a Bologna, è stato organizzato qui, Educare alle differenze, per cui io ho visto davvero da parte di queste persone la determinazione che dobbiamo avere anche noi, perché guardate che loro sono già entrati nelle scuole e noi siamo tenuti a difendere. E vi stavo dicendo che quando ho partecipato a Educare alle differenze lo scorso anno c'era il banchetto dello sbattezzo. Alla fine dove si vuole arrivare? Si vuole arrivare a distruggere 2000 anni di storia giudaico-cristiana. Si vuole arrivare a far sì che nel libro della Genesi è scritto chiarissimamente: Dio li creò maschio e femmina. È lì che il demonio vuole arrivare. E mi sono chiesta e mi sto chiedendo: stiamo andando avanti o stiamo tornando indietro? Se io non so più chi sono, non ho più un'identità, non so più che senso ha la vita e di conseguenza che senso ha la morte. Come scrive il Vangelo, che senso ha che l'uomo guadagni il mondo se poi perde se stesso? Ecco, guardate che stiamo effettivamente tornando indietro. Togliere l'identità ad un uomo e togliergli la dignità, perché all'interno del cuore dell'uomo c'è Dio. E se non hai Dio e se
ogni giorno chi ci dà l'essere? È Dio che ci dà l'essere, è Lui che ci fa essere quello che siamo. Per cui questa è una battaglia in cui il demonio purtroppo sta guazzando tantissimo. E questo è un problema che non è da sottovalutare, non è da banalizzare e non è da minimizzare. Ne va del futuro dell'umanità. Ecco, come afferma lo psichiatra Italo Carta, Mario, ascoltami. Se no ti manda fuori, eh? Quando, ascolta Mario, no, è importantissimo quello che devo dire. No, secondo me non lo sa, dopo mi dice se lo sai sì o no. Quando si abolisce il principio di evidenza naturale, la mente compensa con squilibri psicotici gravissimi. Per questo pensare di introdurre l'uguaglianza dei sessi come normale significa attentare alla psiche di tutti. Se poi penso ai più deboli, ai bambini, se gli si insegna sin da piccoli che quel che vedono non è come appare, li si rovina. Ripeto, pur non essendo solito fare affermazioni dure, dato che gli omosessuali sono persone spesso discriminate, non posso non affermare che introdurre l'idea che la differenza sessuale non esiste e che quindi non ha rilevanza è da criminali. L'ha detto, andate a controllare, lo psichiatra Italo Carta. Ecco, la grazia del Signore poi di nuovo è scesa abbondante su Prevalle, in quanto noi abbiamo questo sindaco, il signor Enrico Ziglioli, che però devo dire abbiamo per anni, io e Rosaria, curato, tenuto informato, sollecitato e tenuto al corrente. Per cui la prima cosa da fare, allora noi bresciani siamo molto concreti, di solito andiamo al sodo. La prima cosa da fare è collaborare con le amministrazioni comunali, perché quando ci si rende, quando i sindaci, gli amministratori comunali si rendono conto di ciò che davvero sta succedendo, guardate che ascoltano, collaborano e partecipano. Per cui, permettetemi un appunto, merito, anzi demerito di ciò che sta succedendo è purtroppo anche nostro. Infatti abbiamo per troppo tempo, come dire, sottovalutato certe tematiche di origine, di ordine etico e morale. E come dicono sempre i miei catechisti, nel cuore dell'uomo ci sono degli spazi che devono assolutamente essere colmati. Se non vengono colmati dal bene, verranno successivamente colmati dal male. E ecco che quindi è fondamentale dialogare con le amministrazioni, perché per carità, bene le strade, bene i negozi, bene le aziende, eccetera, eccetera, ma prima di tutto bisogna che noi con queste tematiche informiamo i nostri sindaci, parliamo della grandezza dell'uomo, della grandezza della dignità dell'uomo. È creato, come dicevo prima, immagine e somiglianza di Dio e poco meno degli angeli. Per cui un po' facciamo anche un esame di coscienza e purtroppo puntiamo il dito anche contro la nostra pigrizia, la nostra indolenza, il nostro non avere, il nostro essere stati superficiali. Però come ogni critica che deve essere comunque costruttiva, iniziamo, possiamo iniziare già da domani, andare dai sindaci, parlargli, tenerli al corrente, informarli e parlare col cuore, proprio perché ci siamo resi conto della gravità, della concretezza, della quotidianità. E ecco, devo accorciare un pochino, va bene? Ok? Sì. Cosa facciamo concretamente noi in questo sportello? Dunque,
mi viene da ridere perché quando è venuto Pasqualato e mi ha fatto il video, mi fa, cerca di impararti a memoria questa cosa, e adesso io ve la recito a memoria così come l'ho fatto durante il video. Durante lo sportello noi informiamo, fotocopiamo documenti dell'UNAR, del governo, del MIUR, ma soprattutto il preziosissimo documento di Provita in cui ci sono le denunce delle famiglie italiane. Allora, là in fondo c'è Rosaria che sta bravissima. E io, guardate, sono qui a parlare, ma Rosaria è validissima, è il mio braccio destro ed è una persona stupenda. E stavo dicendo che noi facciamo praticamente opera di informazione. Quando le mamme e il papà si rendono conto del grado di immoralità, di perversione, di depravazione a cui il nostro governo vuole portare i nostri figli, perché tra l'altro c'era Lenin che diceva: se volete avere una nazione sotto i vostri piedi, pervertite e depravate i bambini, seminate in loro l'immoralità e cadrà naturalmente, sarà una conseguenza logica. Ecco, durante lo sportello quindi facciamo opera di informazione e abbiamo comunque fatto intervenire anche esperti del settore e abbiamo creato tutta una serie di contatti. E quello che mi preme adesso di sottolineare, perché secondo me è fondamentale, e questo anche durante lo sportello lo diciamo, il politically correct non vuole, ma una famiglia non può essere, le figure genitoriali non possono essere due papà o due mamme, assolutamente. Noi ci siamo resi conto durante le attività dello sportello, in cui abbiamo anche avuto contatti con persone omosessuali, maschili e femminili, delle sofferenze davvero che ci sono nelle nostre famiglie e di quanto tante volte gli omosessuali li creiamo proprio noi all'interno delle nostre famiglie, quando i ruoli non sono ben definiti e sono interscambiabili. I ruoli all'interno della famiglia devono essere ben definiti. Il papà deve fare il papà, la mamma deve fare la mamma. Tante volte guardate che gli uomini non fanno gli uomini perché noi donne non glielo permettiamo. E quando ad esempio la figura materna è troppo forte rispetto alla figura paterna, è stato dimostrato che nascono gli omosessuali. E questo per dirvi che cosa? Che il fondamento della genitorialità e della famiglia non è e non deve essere la perfezione, la bontà, ma neanche l'amore, bensì la differenza nella relazione complementare. Il ruolo del padre è essenziale nel rappresentare un riferimento normativo necessario a stabilire i confini. Allora io mi dico una cosa, come possiamo pensare di creare delle famiglie se noi stessi all'interno delle famiglie non abbiamo famiglie che funzionano? Ecco perché, come dicono sempre, ho quasi finito, come dicono sempre i miei catechisti, è inutile che noi pensiamo di andare a convertire gli altri, iniziamo a convertire noi stessi. E i ruoli all'interno della famiglia sono ben definiti e non possono essere interscambiabili. Il padre è colui che indica la norma, la regola, il limite, che infonde nei figli la fiducia nella vita,
il coraggio di credere in se stessi e nelle proprie capacità. È il rifugio sicuro su cui fare affidamento. La mamma, la figura femminile, rappresenta l'accoglienza, l'abbraccio, l'ascolto, la comprensione, la mitezza, la gentilezza, il perdono, la pazienza. Lo psichiatra Eugenio Borgna, definito dall'Espresso come uno dei più grandi psichiatri italiani, ricorda: l'unione maschio-femmina rende presente la realtà di due mondi diversi che uniscono le loro storie personali, anche sessuali, storie necessarie l'una all'altra per completarsi. I figli hanno bisogno di un padre e di una madre, di due polarità ben precise, anche sessualmente definite, come natura comanda. Allora, brevemente vi dico ancora che in questa esperienza ho visto come i giornali strumentalizzino qualsiasi situazione pur di vendere qualche copia di giornale in più. Lo stesso lo fanno le TV pur di fare audience. Questo qua, dunque, ora lo sportello, esiste un profilo Facebook per quanto riguarda lo sportello, per cui ci possiamo sentire tramite questo profilo Facebook. Si chiama Sportello Famiglia Infogender Prevalle, e poi c'è anche una mail. Ecco, l'ultima cosa che vi voglio dire, che è fondamentale, dopo ho finito. Dunque, ho contattato appunto un braccio destro del Cammino Neocatecumenale, che collabora con Chico Argueio. Inoltre sono anche a stretto contatto con il professor Massimo Gandolfini, che è il presidente del comitato Difendiamo i Nostri Figli, e insieme, siccome il ministro Fedeli ha detto che noi possiamo agire attraverso il consenso informato, allora ci stiamo strutturando in questo modo. L'ultima settimana di ottobre contiamo, adesso vediamo anche con Massimo come la organizziamo, comunque sia tramite il Cammino Neocatecumenale, e già c'è parecchia gente, tramite il comitato Difendiamo i Nostri Figli e tramite il Popolo della Famiglia, perché Mario mi hanno dato i tuoi collaboratori l'ok, d'accordo? Allora, cerchiamo di collaborare a far sì che l'ultima settimana di ottobre i genitori vadano. Allora, innanzitutto vediamo come, adesso non è ancora tanto chiara questa cosa, però la stiamo organizzando e di sicuro il Signore ci aiuterà, ci illuminerà. Tutti i genitori di tutti i papà e tutte le mamme dovranno recarsi nelle scuole e consegnare il consenso informato. Ripeto, vediamo come fare a coordinarci, perché il consenso informato è l'unico strumento per ora che abbiamo in mano, di cui ha parlato anche il ministro Fedeli, per tutelare, difendere e salvaguardare l'innocenza e la purezza dei nostri figli. Grazie. Grazie Sara per quello che hai detto, per la testimonianza che hai fatto, ma soprattutto per il prezzo che paghi ogni giorno a scuola e che paghi ogni giorno dando la vita per questa battaglia. Qui tanti di noi, li vedo, ogni giorno sono massacrati letteralmente per poter portare avanti questo impegno dentro anche la loro vita professionale, la loro vita privata, eccetera. E quindi credo che ci hai dato una grande testimonianza di amore a questa buona battaglia. Grazie, un applauso a Sara. Do la parola a Cristina, ti chiedo, presto che tardi, diceva una striscia la notizia, in qualche minuto di raccontarci il tuo contributo allo sportello antigender con Sara. Un applauso a Cristina Zaccanti. Sì, anche per dare ragione della mia presenza su questo palco. Conosco Sara dall'anno scorso, perché partecipai ad una conferenza organizzata da Gianfranco Amato, che conoscevo già peraltro da anni, e scatta immediatamente la collaborazione, per cui da allora, benché io risieda stabilmente in Piemonte ma anche sul Lago di Garda, dove ho vissuto per 30 anni,
viene naturale, e sempre le circostanze mi sono venute incontro, instaurare una relazione, un rapporto collaborativo serrato. Grazie alle chat sappiamo che ci possiamo conoscere tutti. E così capita che manteniamo i contatti durante l'anno, Sara definisce la nascita del circolo territoriale e nasce lo sportello. Perché io potevo dare un contributo? Perché sono un ex insegnante, la mia esperienza però è liceale, dico però perché al liceo tutto sommato queste esperienze arrivano un po' in ritardo. L'ultimo mio anno di insegnamento fu un anno storico nella mia vita, di sofferenza ma anche di soddisfazione, e la ragione per la quale io sono qui nasce appunto con un retroterra di circa 3 anni legato al gender. 3 anni fa, vi ricorderete, c'erano i Nazareni, no? I nostri fratelli cristiani venivano martirizzati. Io non sapevo cosa potevo fare, ero ancora insegnante, insegnavo latino e greco ma anche storia, mi sentii veramente responsabilizzata a fare qualcosa. Non potevo forse dare la vita, ma non lo sapevo ancora, perché sarebbe successo in qualche misura. Conosco le Sentinelle in Piedi, ci tengo a dirlo, perché le Sentinelle in Piedi riuscirono sicuramente a mobilitare, almeno per me, una rete nazionale che tuttora esiste. Vi anticipo che prossimamente ci sarà una raduno nazionale, e fu quella la prima occasione che mi permise, per esempio, di conoscere persone che sono qui in sala, che con le Sentinelle sentirono risuonare nella loro vita le parole di Giovanni Paolo II. Mi commuoveva prima, mi commuoveva l'inno, ma anche le immagini che scorrevano sul video. A Tor Vergata 2000 non avrei mai immaginato che ci saremmo alzati in piedi, lo facemmo come Sentinelle, e da lì partì la mia persecuzione, perché erano i mesi in cui l'amica Adele Caramico veniva denunciata. Io non venni denunciata perché evidentemente quello che feci non si prestava ad una denuncia, ma fui comunque oggetto di un linciaggio mediatico non da poco. Si scomodò persino la Cirinnà per venire a Rivarolo, paesino vicino ad Ivrea, per un convegno organizzato per attaccare la prof omofoba, che poi sarei stata io. Cosa avevo semplicemente fatto? Da sentinella avevo capito cosa stava succedendo, il gender era una parola che circolava, mi fu chiesto di informare la cittadinanza tramite un piccolo strumento, il giornale diocesano, che settimanalmente esce, e io tenni una rubrica di 12 puntate sul gender. Non so quanti lo leggessero, comunque qualcuno cominciava a conoscermi. Successe che mi chiesero una sintesi di quegli articoli per un bollettino parrocchiale. Io preparai una sintesi, mesi sull'avviso il parroco, ora parliamone un momento perché, sai, non tutti sono d'accordo. Il parroco in buona fede dice no, ma va bene, e andò bene, nel senso che partì la persecuzione. Per cui l'ultimo mio anno di scuola fu in sintesi quello che in 21 anni non ero riuscita a fare. Il politicamente corretto mi aveva in qualche modo contagiata, ma in quell'anno riuscii a scrostarmi di dosso il compromesso, e maturò in me la determinazione assoluta che mi porta ad essere qui oggi e che mi ha portato allo sportello di Prevalle, che bisognava alzarsi in piedi come cristiani. E questo... stile delle sentinelle di cui io sono orgogliosa, perché si dice ma crei discriminazioni, allontani, non è vero, non è affatto vero. Più noi dimostreremo di essere cristiani, più i nostri amici musulmani ci rispetteranno e capiranno che possono imparare qualcosa da noi. Chiudo la parentesi, Prevalle è certo uno sportello gender, io combinazione per fatti miei dovevo essere sul lago sia a luglio che agosto, quindi per 6 volte ho potuto andare lì, stare dietro le quinte, ma stare anche a servizio, e le esperienze belle sono state 2. Uno, constatare che è possibile collaborare. Noi sappiamo, è una ferita aperta, ci sono comitati, associazioni che lavorano per gli stessi nostri obiettivi, ma che nei confronti del PDF hanno ancora qualche riserva. Bene, umanamente queste si possono assolutamente scavalcare, e ho potuto in quelle 6 puntate incontrare persone che venivano lì, magari l'avevano saputo pochi giorni prima, ma c'erano, era luglio, era agosto, non era così facile, eppure c'erano. La seconda cosa personale, ve lo dovevo dire, la premessa era che sono già stato oggetto di linciaggio mediatico, avevo già un'interrogazione parlamentare sulle spalle che non ha prodotto nulla, adesso sono diventate 3, perché ovviamente c'ero, ero come PDF, una delle accuse lanciate al sindaco Ziglioli, rispetto alla quale si è dovuto
dovete difendere in una assemblea, scusate, in un consiglio comunale, quando la minoranza gli fece una mozione per far chiudere lo sportello, perché l'accusa che era stata rivolta al sindaco era che sponsorizzava il PDF. Il sindaco non è del PDF, lo posso dire tranquillamente, della Lega, eppure il sindaco è un altro simpatizzante, a dimostrazione che lui ha messo la bandierina del PDF e non ha nessuna remora a dire che lo sportello è nato anche grazie al PDF, benché a questo punto abbia un suo percorso che è incanalato nella regione Lombardia e va benissimo, meno male che c'è. Concludo, l'essere stata perseguitata 4 anni fa mi porta qui ad essere ingrassata e bella soddisfatta. Le due interrogazioni che ci sono adesso hanno detto che, forse l'avete sentito anche voi, l'Acquaniti, signore di Desenzano che ha passato 4-5 partiti, ha denunciato il fatto che noi eravamo degli incompetenti, eccetera, eccetera, eccetera. Gli è stato risposto: stia tranquillo perché Lunar vigila. Ecco, io non so se Luna sta vigilando anche in questo momento, ma se vigila va bene, vigili pure. Volevo concludere, Sara ha detto una cosa vera, nella famiglia i ruoli devono essere ben definiti. Quella che mi tocca in questo momento, stai tranquilla Sara, ho seguito tutto e lo sai che apprezzo perché questo testo l'abbiamo anche condiviso prima. No, ci tenevo a ringraziare pubblicamente mio marito, che è rimasto a casa a fare la mamma. Perché se non ci fosse stato mio marito a proteggermi da maschio quando io tutti i giorni pregavo nel tornare a scuola, perché me ne hanno fatte tante, ma non i ragazzi e non le famiglie dei miei studenti, anzi nel corso dove insegnavo le iscrizioni si sono incrementate perché non sapevano che andavo in pensione, quindi devo ringraziare mio marito che ha fatto tante volte alla mamma e io mi sono trovata a dover fare la mamma gender, non lo so, non so come definirmi, siamo frutti del 68. E quindi il ruolo maschile va rivalutato, così come il cristianesimo, e noi mamme facciamo del nostro meglio, come direbbe Costanza Miriano, non solo una cosa alla volta, ma mille, no? Ecco, però se oggi mio marito non fosse là, io non potrei essere qua, quindi io vi parlo anche per lui. Grazie. Do la parola a Sara, ringrazio Cristina per l'intervento in cui ha raccontato anche la dinamica con cui si è prodigati in questa esperienza, ed è molto importante il paragone anche con l'esperienza di ognuno di noi perché può diventare elemento attraverso il quale altre persone prendono spunto per poter portare questa esperienza nei loro territori. Sara, volevi aggiungere qualcosa? Voglio solo aggiungere, fare una precisazione, che io insegno nell'Istituto Comprensivo di Prevalle in cui non si sono verificati episodi di gender. Grazie. Abbiamo delle donne tenaci, come potete vedere. Allora, spero che questo incontro sia stata l'occasione, al di là, per chi non lo conosceva, di conoscere questa splendida iniziativa, ma soprattutto l'invito che vi faccio è di mettervi in contatto con loro. Cioè, tutti questi strumenti che mettiamo a disposizione sono l'occasione per ognuno di voi di poterli rendere offribili, diciamo, anche ai vostri territori, e quindi non solamente un grazie a Sara, Cristina eccetera, ma mettetevi come circoli territoriali, come realtà locali in contatto con loro affinché si possano aprire sportelli anti-gender in tutti i territori dove abbiamo amici amministratori comunali, ma anche dove non abbiamo amici amministratori comunali, ma vogliamo creare comunque una presenza nel territorio di sensibilizzazione, formazione e informazione. Questo è molto importante. Sara? Una cosa, se volete io vengo a inaugurarli e faccio anche la madrina. Ciao. Allora, non vogliamo la contessa Cervelloni viene dal mare che con la bottiglia apriva, diciamo, inaugurava le sedi, ma diciamo che Sara ci crede con tutta l'anima e con tutto il cuore, e questo dimostra quanto i nostri dirigenti nei territori si prodighino appunto a radicare la buona battaglia. Grazie, la raccolgo con piacere. Un applauso al sindaco di Prevalle ancora. Adesso noi continuiamo con una tavola rotonda, ridò all'oratore per eccellenza Mauro Turrini la parola. Un applauso a Mauro.